Eccomi, ci sono io di nuovo, perché quella 3-2, Peter, è andata a fare un giro, ha visto una bella giornata, dice io vado a fare una bella girata. Junk Money deve essere di là a metà a posto in garage, ma aveva messo qui insieme al professor Draghetto e ci ha insegnato un monte di cose sull'analisi tecnica dei mercati finanziari, di queste cose qui, di come vanno su, vanno giù i quadrini. E insomma ci hanno insegnato come difendersi e noi e si è studiato questo libro dice anche Giantemone tu lo studi anche te come sei studiato io e Peter e anche te con quadrini e tu ti difendi e allora mi sono messo sì a guardarlo e l'ho studiato e c'è un monte di figure un monte di cose però insomma io se c'ho da dire qualcosa sul vino e ci sa il bianco di Fisigliano è buono e ci può essere una falanghina che è un altro bianco buono. Se no, c'è chi gli piace il grillo e invece c'è chi gli garba la passerina, anche a me e mi garba parecchio. A seguire tutti questi mercati, e c'è i tori, c'è l'orsi, insomma il mercato è col toro e con l'orso bisogna stare attenti perché quello ti tira la ornata all'insù, quell'altro ti tira all'ingiù e insomma se uno non ci capisce un po' e mette quadrini ma e le perde anche. Allora, praticamente mi hanno detto, tu studi questo, dicevo andare a studiare questo, tu fai trading, tu guardi future, tu guardi ogni cosa, dice, tu sei in grado di fare quadrini da te solo. Io ci ho pensato, ma col vino sono grado di fare da solo questo oso qui, che a volte bisogna andare shorty. E allora, eccolo qui, c'è lo shortino e lo piglio e lo bevo. A volte invece, per stare attenti ai mercati, bisogna andare longhi. E tu c'hai un bel bicchierone grosso e giù, 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 e bisogna andare belli longhi. Io più di tanto e non ci ho capito. Allora tu dirai, dice, io e guardo e so come te, come fo? Non c'è problema. Perché Giantmoney da 2 mesi a questa parte, lui vuole sta zitto, non lo vuole raccontare a nessuno, ma ha trovato un sistema anche per chi, come me, e non ci capisce quasi nulla. E si mette, e sordi lì, e fruttano un monte. Insomma, ora si manda la sigla, poi ve la racconto. Questi grafici, con mercati finanziari, bisogna stare attenti quando salgono, quando scendono, anche i Bitcoin, quando va sotto 40, ora è sopra 47 e bisogna attendersene perché fra 40 e 47 è un MU uguale. E allora bisogna guardare bene il momento in cui si fa l'entrata e l'uscita, perché se tu esci quando è basso e tu lo pigli in tasca, bisogna uscire quando è colle ed è alto. Più alto è, più esci bene, più quattrini e ti frutta. Se poi le anche bonus ha di fruttato, meglio ancora. Con questo libro e ti insegnano la differenza che c'è fra chi gli garbi bianco e chi gli garbi nero. E bisogna stare attenti quando tira quello e quando tira l'altro. Ora ho aperto questo che è il collarto per cercare i quadrini di farlo andare alto. Se uno non ci capisce nulla di queste cose qui, che io sto cercando di imparare anch'io da Peter, che lui è bravo un monte, ma e insomma è piccino però e ce l'ha tutte, e allora e si sente un po' che differenza c'è, perché tu devi sapere che se tu sei uno di quelli che tira il bianco ma tira anche il nero, alla fine e tu sei un beone. Giantemoney ha trovato questa società da 2 mesi, ci si mette quadrini e frutta che si chiama Beonwise. E io il nero lo bevo, il bianco anche, più Beonwise di me e so Beone, è una società apposta per me. Che l'altro giorno discutevo Giantemoney perché ancora e non se la sentiva di parlare di Beonwise, perché lui dice se poi questa società e va giù e fallisce e succede qualche cosa, dice io e che figura ci fo? Dice se per caso la gente e ci mette quadrini e questa qui magari e si blocca, come si fa? Allora io ho detto Giantmoney e non c'è problema e ci penso io, se si blocca e c'ho lo svitol e gli do lo svitol e vedrai e riparte. E lui insomma dice te, dice e tu sei buona a tre a bere, dice e bisogna avere qui invece credibilità. Bisogna dirle o se sicure o me stanno. E allora gli ho detto, si metterà, come si chiamano, questi disclaimer che uno ti dice, oh, c'è l'allerta, sicuro, matematico, al 100%, questo Benwise è un ne. Però noi, e si è visto, tutti gli incartamenti societari, tutte le marche da bolle hanno presentato, è una società irlandese che so, a fa trading da tanti anni, che capiscano mercati, e ci siamo entrati.
sia io, sia Peter, sia Giant Money, mi è uscito il terzo pacchetto, perché tu entri dentro, tu metti soldi e c'è pacchetti a seconda dei giorni e tu lo metti. E mi si è chiuso il terzo pacchetto di quelli a frutta a 11 giorni. Che noi, e non siamo mia responsabili noi, se poi per caso e succede anche cosa all'azienda. Giant Money ha studiato, ha guardato dappertutto, si sono messi lì con Peter, hanno scartabellato ogni cosa, hanno visto c'è un 75% di probabilità che la società è buona, che vada sempre bene. Giant Money ha fatto anche l'articolo sui blog Tecno Galaxy e belle passato un mese, tu lo puoi andare a vedere anche quello lì in fondo, e c'è il disclaimer e c'è scritto le criptovalute, e si sa, e sono un po' rischiose, e sicché se succede anche cosa la colpa è non è nostra. Io e so bravo nel vino, ma come si dice, e so business, e la società oggi va bene, domani e dovrebbe andare bene uguale, però è un si sa mia, e ti sei detto, poi ognuno, io è due mesi ci ho messo qualche centinaio d'euro, e insomma mi è uscito fuori parecchi quadrini, e io che lo beva nero o che lo beva bianco, ben wise, bebè, a me va bene. Ecco la scheda dei giorni. Dopo la scheda dei giorni tu mi dirai, sì, ma questi quanti quadrini vogliono? Ci si può mettere da un minimo di $25 in su. Se tu li vuoi mettere, dopo che tu hai letto, tu ti sei informato, non solo qui nel canale YouTube Votate il Risparmio, su internet dappertutto tu puoi girare, tu puoi guardare. Se poi e ti piace e ti convince, qui sotto ai video c'è il link, se tu hai problemi e tu ci chiami, tu ci contatti e noi e ti si aiuta. Per la scheda e dei tipi di trading, di crypto trading o future da poter mettere, ecco la scheda. Se anche te, come me, tu sei un beone, che tu bevi e ti garba beon wise, il link è il mio esogino di barre. Una volta che tu ti sei registrato, c'è bisogno che tu abbia fatto e tu ci abbia l'account di Binance, di Ubi, di FTX, di qualche exchange, di qualche wallet. Se tu ce l'hai, va a vedere il video di Binance intanto, che è quello un pochino più importante, e che c'è anche la sua carta, che dopo, quando ti arriva gli interessi di BeoWise, tu le riscordi, ti vanno nella carta, e dalla carta tu vai a spendere in euro tutto quanto, tutto quello che ti pare. Meglio di così, c'è tre tipi di modi di mettere soldi. C'è quello di trading, che tu metti soldi e tutti quelli che tu metti tutti i giorni ti arriva l'interesse, dal lunedì al venerdì. Sì, e gli interessi e tu li puoi portare via. L'importante è che siano almeno $5. E dirai, ma è gratis? No, e ti pigliano il 3% per portarli nel tuo wallet e per portarli nella tua carta di Binance. Che però, se tu registri il numero di cellulare, il 3% e diventa l'1% solo. E versamenti, oltre che con l'USD, ERC20, si possono fare anche in Bitcoin. Se tu le fai in Bitcoin, quando poi tu vai a prelevare gli interessi, l'interesse, la omissione, quello e non ce l'ha per niente. Ti arriva e sorti in Bitcoin puliti, e anche con Bitcoin tu vai dai negozi, tu gli dai la carta di Binance, tu la strusci e tu paghi, esce Bitcoin, il negoziante e piglia l'euro e tu va via e non c'è problema. Te l'ha fruttati ben wise e tu non hai speso nulla. C'è anche Future, e Future però sono della specie di contratti a 88 o a 100 giorni, che invece e soldi tu le pigli tutti in fondo, e quindi lì per lì e non tu vedi nulla. Perché io, oltre a pagare il conto di barre, queste cose qui sta meglio per me, e sto cercando di fa queste cose soprattutto per farle pomparà al mio amico Gozzo di Gozzi, che è un caro mio che c'avevo lì ai Bargino e c'aveva la partita IVA, e insomma lavorava, ma poi si è dovuto trasferire Poretto un bergio, perché dalle tasse che c'aveva e un campava più. Voglio vedere se gli si insegna anche a lui, e se insomma e riesce a venire via dai bergio e ritorna all'Italia, almeno si va a fare una bevuta ai bar insieme. Per avere le percentuali che ci sono qui, io più di tanto e non ci capisco, bisogna e vi faccia capire come funziona BeoWise da Giant Money. Gino, quante volte devo dirti che bisogna andarci cauti con queste cose, stare attenti, controllare tutto? E infatti anch'io ero molto convinto, ma da un lato anche titubante. E cosa è successo? Dopo soli 2 giorni, guarda Gino che cosa è successo, guarda le percentuali di sicurezza che avevo, che fine hanno fatto.
Ho fatto l'articolo di Ben Wise giusto un mese fa, ovviamente non sono un consulente finanziario e questo non è un invito all'investimento. Società attiva dal 2018 come gruppo di trader, nel caso in cui la persona lo voglia, dà anche la possibilità di stipulare un contratto di affidamento trading e di fartelo avere nell'arco delle 24 ore dall'avvio del pack, una società che ti permette di scegliere tre diversi tipi di pack, il pack trading, il pack crypto trading o il pack future. Andiamo a vedere il primo pack in soli 11 giorni lavorativi con una percentuale attorno al 13%. Andiamo poi a vedere il pack con impegno a 22 giorni con una percentuale di ritorno attorno al 36%. Saliamo ancora con il pack successivo a 55 giorni per trovare un rendimento addirittura del 116%. Ancora più su di tipo alto-altissimo per trovare un trading con rendimento del 213%. Passiamo adesso al mondo del trading sulle criptovalute usando i Bitcoin, col capitale che sarà restituito assieme agli interessi via via giorno per giorno durante i giorni lavorativi, con percentuali per la prima fascia attorno al 214%. Saliamo di livello attorno al 296% con un gold case di tipo crypto trading. Per arrivare infine al 390% di tipo black. Per persone veramente danarose. Dulcis in fundo le due categorie di future dove investire con Ben Wise, che sono la Light Future e la Wise Future. E con quest'ultima scheda ti dico di non farne di nulla, oppure andare cauto e stare attento di saltare come un grillo dagli 11 giorni agli 11 giorni successivi al massimo. La società Ben Wise si dimostra sicura ogni giorno di più. Ogni giorno vai a fare la richiesta di pagamento, ti arriva ogni giorno a quell'orario esatto. Vengono dati gli interessi sul tuo conto, tutto quanto fila liscio, ma come si può ben vedere, dormire su un cuscino o sugli allori non si può. Stiamo sempre parlando di un business, di una società che fa trading al posto tuo, con i tuoi soldi, di un mondo speculativo in cui le performance sono imprevedibili, anche se vediamo se queste percentuali sono un qualcosa di reale, se riuscirà da qui a settembre 2022, secondo la loro roadmap, riuscire ad istituirsi e a creare il loro proprio e vero exchange. Quel pazzo furioso di Gino del Bar ha il coraggio di investire, di mettere il link qua sotto in descrizione. Vedremo col tempo, nei prossimi 3 mesi, nei prossimi 6 mesi, nei prossimi 9 mesi, se il pazzo è stato lui o magari siamo stati noi che siamo stati troppo cauti. Io non so se questi di Ben Wise hanno come Gino i pesci in testa, ma se si tratta di avere i pesci in testa per fare quelle percentuali, sono pronto a andare a giro così con i pesci in testa. Quindi anche tu, non so se la bevi o non la bevi, alla prossima!